Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, vorrei ringraziare i nuovi iscritti perché siete sempre di più, quindi grazie per chi mi segue su questo canale. Allora, il video di oggi tratterà su come scoprire se il vostro compagno o la vostra compagna vuole una storia seria con voi oppure si vuole soltanto divertire, cioè cerca un'avventura e basta. In realtà ci sono dei campanelli d'allarme che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Il primo campanello d'allarme è che lui o lei vuole solo il sesso. Cioè, sempre sesso, sesso e sesso. Sembra che non esiste nient'altro. È chiaro che in un rapporto d'amore ci vuole anche il sesso, perché il sesso è come un contorno, ma ho detto bene, un contorno, non è la cosa principale, perché se diventa la cosa principale, allora è sesso e non è amore. Per farvi un esempio, ad esempio, che ne so, lei propone a lui, amore, andiamo al cinema. Chiaramente lui sa che al cinema non si possono avere dei rapporti e quindi si inventa la scusa, amore, non possiamo perché ho la macchina rotta. Stessa cosa se per caso è lui a proporre a lei, amore, andiamo al cinema e lei sa che appunto non si può fare sesso al cinema e quindi si inventa la storia, mo devo uscire con le amiche, c'è una festa tra amiche, però guarda caso se lui o lei dice al compagno o alla compagna che dopo il cinema uno mettiamo si apparta da una parte e fanno sesso, guarda caso la macchina si aggiusta per miracolo. La festa tra le amiche, lei che si è confusa che era un'altra serata e lì avrete capito tutto. Un altro campanello d'allarme che non ancora vi presenta alla famiglia o agli amici. Questo è molto significativo perché una persona che è fidanzata ed è sicura di quella cosa, prima o poi vi presenta alla famiglia, perlomeno alla famiglia. Però se voi notate che uscite con un ragazzo o con una ragazza e dopo un anno di fidanzamento non ancora vi ha presentato ai suoi genitori, allora direi che c'è qualcosa che non va. Perché una persona che è sicura della scelta che ha fatto vi presenta alla propria famiglia, agli amici. È come se voi siete un vanto, una specie di vanto. Ho trovato il ragazzo migliore del mondo, o la ragazza migliore del mondo, per intenderci. E se non ha fatto una cosa del genere, dopo un anno, significa che non è ancora sicuro e che magari sa che la vostra storia non durerà. E quindi per evitare di dare spiegazioni mo all'uno mo all'altro su perché e per come vi siete lasciati, preferisce tenervi nascosti o nascoste. Chiaramente questa cosa sono esonerate quelle coppie che vivono distanti, perché chi ad esempio ha il fidanzato altrove, come nel mio caso, ad esempio nel mio caso il mio fidanzato ci ha messo 2 anni e mezzo per presentarmi alla sua famiglia perché era più complicato, in quel caso è diverso. Però intanto anche lui, anche se ci ha messo più tempo, però intanto mi ha presentato ai suoi. Un'altra cosa che vi dovrebbe far riflettere è che non vi parla mai di progetti futuri, tipo matrimonio, casa. Sarebbe bello però magari sistemare la nostra casa in questo modo. Anche se magari non c'è ancora una proposta di matrimonio, per esempio, o da parte di lui o da parte di lei, però a volte una coppia gli piace sognare. È chiaro che questa cosa non è che deve essere chiaramente il primo giorno di fidanzamento, assolutamente no, però se dopo mesi non cominciate a sognare ad occhi aperti, tipo progetti futuri, quello e quell'altro, sembra quasi uno di quei rapporti che sono destinati a morire lì. Un'altra cosa è che se vi tiene all'oscuro dal suo mondo, cioè, per esempio,
Se lui fa calcio, per esempio, fa del tutto per non farvi andare a vedere l'allenamento di calcetto, se lei fa danza, fa del tutto per non farvi vedere un saggio. Cioè, come per dire, voglio nascondere il mio fidanzato o la mia fidanzata. Un'altra cosa che è simile a quella che ho già detto precedente è che vi tiene all'oscuro delle sue cose. Cioè, io penso che un fidanzato o una fidanzata, se gli capita un'opportunità, ne deve parlare con il proprio compagno o la propria compagna. Ad esempio, se gli capita, che ne so, di dover fare un viaggio di lavoro all'estero, e cavoli, è diritto del fidanzato o della fidanzata saperlo. E le decisioni in questo caso si prendono in due. Perché se si tratta di una decisione così importante, tipo fare un viaggio di lavoro all'estero, un conto se sono 3 giorni, però un conto se sono 3 mesi, e in quel caso io penso che deve stare bene a tutte e due. Però anche se sono 3 giorni, io penso che uno lo merita sapere, secondo me. Un'altra cosa che cerca di nascondere delle cose, per esempio il cellulare. Se vedete che il vostro compagno o la vostra compagna non fa altro che stare col telefono a scrivere, però appena voi vi avvicinate lo nasconde, cerca di non farvi vedere, state attenti perché significa che lui o lei c'ha un altro o un'altra. Può significare questo, perché io penso che una persona che c'ha la coscienza pulita non nasconde le cose. E se lui o lei c'ha un'altra o un altro, significa che con voi si vuole soltanto divertire, perché una persona che si vuole soltanto divertire tende ad avere più fidanzati o più fidanzate. È normale e naturale. L'ultima cosa, se ci sono quei classici tira e molla, tipo stiamo insieme 2 mesi, scusate, stiamo insieme 2 mesi, poi ci lasciamo, poi ci riprendiamo, poi ci lasciamo, quello è sbagliatissimo, perché se un rapporto ci sono questi tira e molla, non sarà mai un rapporto serio, perché quando sarete sposati, se vi sposerete chiaramente, e avrete dei figli, non è che potete fare tira e molla, perché poi a rimetterci sono i bambini. Quindi, secondo me, quest'altro punto è un punto, secondo me, da non sottovalutare. Bene, ragazzi, per questo video è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!